Abbiamo qui Maurizio Pallante, Maurizio Pallante è tra i fondatori del Comitato per l'uso razionale dell'energia ed è presidente dell'Associazione del Movimento per la Decrescita Felice, collabora con Caterpillar e fa un mucchio di altre cose. Eh, prima di cominciare devo ricordarvi alcune cose, intanto ringraziare Homepage Festival e il gruppo Beppe Grillo di Udine, Udine in Movimento. Hanno organizzato questo momento e devo ricordarvi che si possono fare domande anche via sms al 380 90 16 118. Eh, Maurizio Pallante, tra le tante cose che fa, di cui vi ho accennato adesso, scrive e scrive non soltanto saggistica, ma adesso ha incominciato a scrivere narrativa. Non narrativa così a capocchia, ma narrativa sui suoi temi: cioè sui temi della decrescita felice. Ha scritto due libri: uno è I trent'anni che sconvolsero il mondo. L'altro è Pilli Silvia e la Decrescita Felice. Il primo è dedicato a un pubblico eh, soprattutto adulto, il secondo è dedicato a un pubblico soprattutto ma non esclusivamente eh, bambino. I trent'anni che sconvolsero il mondo. Eh, narra la storia di una famiglia, una delle tante famiglie che dal meridione è salita al settentrione alla ricerca di lavoro e di benessere e che non ha percepito, come non abbiamo percepito noi, molti dei momenti di svolta che questo paese ha avuto negli anni che vanno tra gli anni 50 e gli anni 80. Momenti di svolta che sono quelli che ci hanno portato in questa situazione assolutamente non invidiabile, assolutamente ricca di contraddizioni e di malesseri e che, di cui dobbiamo sentirci, sostene, dobbiamo sentirci responsabili. Responsabili perché riuscire a tornare indietro dopo un momento di svolta che ha cambiato la società è difficilissimo, molto più semplice è riuscire a bloccare quello che non va nel momento in cui sta succedendo. Il problema è duplice, il primo è accorgersene, il secondo è avere la forza, la voglia, la non pigrizia di intervenire. Io eh, con Maurizio partirei proprio da, da questi temi qua, parlando un momento di, questa, di questo passaggio alla narrativa che poi è un passaggio però funzionale rispetto ai temi normali che sono quelli della decrescita e quindi a temi più attinenti alla saggistica. Sì, allora, premesso che quando uno scrive di narrativa non è che lo faccia in maniera del tutto consapevole, non è come con la saggistica che uno vuole in qualche maniera sviluppare un ragionamento, c'è una... Qualche cosa che ti spinge, che non sai bene, a affrontare questo tipo di temi. Però riflettendo, poi uno dice: come mai tu, che hai speso diciamo così, il, il tuo tempo a scrivere di saggistica, hai cominciato a scrivere, o hai scritto soltanto un libro, chissà se ce ne saranno altri, di narrativa? O, è perché mi sono reso conto che eh, il modello economico e produttivo che ci ha portato alla situazione attuale, con tutti i problemi che abbiamo, è stato vissuto come un progresso nel corso degli anni, soprattutto che vanno dal dopoguerra alla caduta del muro di Berlino, sostanzialmente. Ecco. Cioè è stata fatta una narrazione del mondo in cui lo sviluppo della mercificazione, ehm, l'abbandono la, eh, delle campagne, il consumismo, eccetera, sono stati vissuti come un progresso rispetto alla situazione precedente. E pertanto, se eh, si vuole invertire questa tendenza, non basta soltanto eh, parlare alla testa delle persone, bisogna coinvolgere anche un elemento che li coinvolga, che le colpisca emozionalmente, dal punto di vista emozionale. Cioè, bisogna eh, ricostruire una narrazione del mondo diversa rispetto alla narrazione del mondo che ci ha portato alla situazione attuale. Io non so se noi tutti più anti siamo più o meno consapevoli diciamo, delle, della, dei rischi che stiamo vivendo, ma forse non c'è ancora la consapevolezza mh, complessiva del fatto che stiamo attraversando una, la fine di un'epoca storica. La somma di tutte le crisi che stiamo vivendo lascia intuire che stia finendo il periodo storico iniziato con la rivoluzione industriale 250 anni fa, che questo meccanismo abbia portato il processo economico e il processo sociale a un punto tale in cui non può più proseguire come è proseguito fino adesso e che pertanto la eh, situazione sarà sbloccata o da un crollo di questo sistema con lo scatenamento di una serie di conflittualità generalizzate come del resto sta succedendo adesso va bene? o con una capacità di guidare il processo verso una eh, evoluzione storica più evoluta di quella che abbiamo attraversato. In sostanza non è più l'alternativa tra la crescita e la decrescita economica ma tra la decrescita economica disastrosa e una decrescita economica controllata che può portare a un miglioramento delle condizioni di vita. Ecco, questo romanzo I 30 anni che sconvolsero il mondo racconta come si è avviato questo processo con un consenso generalizzato, perché è stato capace di avere un consenso generalizzato e come se vogliamo che questa crisi si superi con un'evoluzione positiva sia necessario ricostruire ciò che è avvenuto con un occhio molto critico e sia necessario costruire una narrazione del mondo alternativa che è quella che viene tentata nel libro per ragazzi che io dico sempre per ragazzi da 9 a 90 anni in cui si delinea un altro mondo possibile e sì accanto alla diciamo, descrizione degli aspetti negativi del mondo dell'epoca storica in cui viviamo si delineano le possibilità di una alternativa che abbia le caratteristiche della desiderabilità. Cioè, questo è l'elemento secondo me molto importante: che eh, ci si coinvolga anche da un punto di vista emotivo alla eh, costruzione di un processo di cambiamento in cui si pensa che si possa costruire una situazione di vita individuale e sociale migliore di quella attuale. Mm, giustamente è stato detto che in quel periodo eh, la gente era convinta di andare verso il meglio, e tutto questo dipende da propaganda, da pubblicità, da modo di parlare perché il linguaggio e la cultura sono fondamentali nel divenire di una società, sono non determinanti, proprio assolutamente fondamentali. Noi non abbiamo mai percepito esattamente, eh, per esempio, la differenza. Tra progresso e sviluppo. Il progresso è un avanzare su una strada che porta a un miglioramento della società, è un avanzare che non disturba nessuno, noi proseguiamo per la nostra strada, anche fisicamente non è che incocciamo in qualcuno. Lo sviluppo invece è un allargarsi, come ci sviluppiamo fisicamente e ci allarghiamo, così anche lo sviluppo economico assomiglia a un, allarg un allargarsi che finisce inevitabilmente per. Toccare spazi altrui, per invadere spazi altrui per danneggiare gli altri. Questo del discorso del nostro vocabolario è un discorso eh, molto importante che, che farà da traccia un po' a questo nostro incontro. Perché sulla, sulle parole e sulla ma, cattiva interpretazione delle parole eh, chi ha lavorato sulla sulla crescita, la cosiddetta crescita, ha giocato moltissimo. Vi ho detto progresso e sviluppo, mettiamone subito in mezzo altri due, che è merci e beni, che sono cose profondamente diverse. Ma le lascio spiegare a Maurizio. La distinzione tra progresso e sviluppo, tra l'altro, visto che siamo in Friuli, è stato il primo a farlo è stato Pasolini, da noi qui in Italia, e eh, di, mh, faceva notare... Come sia stato confuso per progresso, cioè come diceva prima Giampaolo, per un avanzamento verso il meglio, progredire significa avanzare, andare verso il meglio, quello che era semplicemente una crescita economica, uno sviluppo. Ma questo, come è stato possibile sovrapporre questi due concetti? Come le persone hanno potuto identificare la crescita economica con un miglioramento della condizione di vita? A partire da una. Da una serie di eh, come dire, trasformazioni del significato delle parole. Sì, ma prima la differenza tra i beni e le merci. Noi siamo convinti che la crescita economica costituisca un miglioramento perché pensiamo che l'indicatore della crescita, il prodotto interno lordo, misuri la quantità dei beni che vengono prodotti e dei servizi che vengono forniti da un sistema economico e produttivo nel corso di un anno. In realtà il Prodotto Interno Lordo è un indicatore monetario, quindi può prendere in considerazione soltanto gli oggetti e i servizi che vengono comprati e venduti, cioè le merci. Questi due concetti noi siamo abituati a identificarli. Siccome da alcune generazioni compriamo tutto quello che ci serve, ciò che compriamo sono le merci. Ciò che ci serve sono i beni, tendiamo ad identificare il concetto di merci col concetto di bene, per cui il PIL diventa l'indicatore del benessere, mentre in realtà non lo è. Qual è questa distinzione tra merci e beni? Concettualmente, logicamente, le merci sono oggetti o servizi che si comprano. I beni sono oggetti o servizi che rispondono a un bisogno o soddisfano un desiderio. Ma non tutto quello che compriamo, non tutte le merci, rispondono a un bisogno o soddisfano un desiderio. Né tutto quello che risponde a un bisogno o soddisfa un desiderio si deve necessariamente comprare. In altre parole, non soltanto i beni e le merci non si identificano, ma esistono beni che si possono ottenere non in forma di merci, non comprandoli e vendendoli, ed esistono merci, cioè oggetti e servizi che si comprano che non rispondono a nessun bisogno, a nessun desiderio, che non sono beni. Faccio due esempi per capire. In Italia per riscaldare le case si consuma mediamente 20 litri di gasolio o 20 metri cubi di metano al metro quadrato all'anno. In Alto Adige in Germania non danno la licenza di abitabilità a case che consumino più di 7 litri al metro quadrato all'anno, un terzo di quello che consumano le nostre case. Ma le case migliori arrivano a consumare un litro e mezzo al metro quadrato all'anno, contro i 20 nostri. Ora... Una casa che consuma 20 litri fa crescere il prodotto interno lordo più di una casa che consuma 5 litri. Ma se per legge si può imporre che una casa non ne consumi più di 7, come fanno in Germania, cosa vuol dire se una casa ne consuma 20? Che è costruita così male, è così piena di spifferi e di dispersioni termiche, che 13 litri su 20 non servono a scaldare la casa, ma si disperdono al di fuori. Sono pertanto una merce che fa crescere il PIL, ma non sono un bene che soddisfa nessun bisogno, anzi, creano un danno perché ogni volta che noi bruciamo delle fonti fossili mandiamo in atmosfera dell'anidride carbonica. Per cui, una casa ben costruita, cioè meglio costruita, è una casa che fa decrescere il PIL, perché fa decrescere la produzione e il consumo di una merce che non è un bene e che riduce l'inquinamento ambientale. Ma per fare una casa che consuma 7 litri rispetto a una casa che consuma 20 litri, o per farne una che consuma le 3,5 litri, ci vuole una tecnologia molto più evoluta. Cioè la decrescita, se si fa questa distinzione, non è una privazione, non comporta l'idea del sacrificio, della rinuncia, né un arretramento dal punto di vista scientifico e tecnologico. Anzi, è uno strumento che consente alla tecnologia di evolversi perché si indirizza, la indirizza verso la produzione di tecnologie, che non ha, di innovazioni, che non hanno lo scopo di aumentare la crescita del PIL, ma hanno lo scopo di ridurre lo spreco di risorse e di aumentare l'efficienza con cui si usano le risorse. Quindi come esistono delle merci che non sono beni, che fanno crescere il PIL, ma non migliorano la vita, la peggiorano, esistono dei beni che non necessariamente devono passare attraverso la forma di merci ed esistono anche dei beni che non possono passare attraverso la forma di merci. Un esempio del, del primo tipo, cioè di, merci che possono non passare attraverso, di beni che possono non passare attraverso la forma di merci, è l'autoproduzione. Quando una famiglia, una persona autoproduce qualcosa per se, per se stesso, produce qualcosa che ha, risolve un problema, che soddisfa un bisogno. Ma non fa crescere il prodotto interno lordo. Se una famiglia ha un orto dove coltiva la frutta e la verdura che mangia, questa frutta e questa verdura non fanno crescere il PIL perché non vengono comprate e vendute. Anzi, fanno decrescere il PIL perché se uno mangia la frutta e la verdura che autoproduce, non va a comprare la frutta e la verdura al mercato, fa diminuire la domanda della merce frutta e verdura. Per cui la decrescita si può anche realizzare. Potenziando l'autoproduzione la di beni che non passano attraverso gli scambi mercantili. Poi ci sono dei beni che non si possono, cioè la frutta e la verdura, si possono anche comprare no? o autoprodurre. Se si comprano fanno crescere il PIL, ma sono peggiori perché sono coltivate chissà come. Se si autoproducono non fanno crescere il PIL e sono migliori, comportano un miglioramento della vita. Poi ci sono dei beni che non possono essere comprati e sono i beni, i beni relazionali. La stima degli altri non si può comprare. Eppure, nella soddisfazione della vita di una persona, la stima degli altri incide molto più di tante cose che si comprano e che si buttano. L'amore non si può comprare. Allora, c'è stato un discorso molto bello e molto importante di Robert Kennedy durante la campagna elettorale del 68, nel corso della quale sarebbe stata assassinata. In cui la sua critica al prodotto interno lordo si articolava su due concetti fondamentali. Primo, la crescita del prodotto interno lordo delle merci può significare un peggioramento della qualità della vita. Se il prodotto interno lordo aumenta perché aumentano gli incidenti stradali e le riparazioni delle automobili rotte e i ricoveri ospedalieri in conseguenza degli incidenti stradali, vuol dire che la vita è peggiorata e non è migliorata. Se aumenta perché aumentano il numero delle persone che cambiano le serrature di casa mettendo serrature sempre più potenti, vuol dire che la vita è peggiorata e non è migliorata. Secondo concetto che lui ha detto, le cose che danno senso alla vita, quelle per cui la, la vita vale la pena essere vissuta, non fanno crescere il PIL perché non possono essere comprate e vendute perché sono le relazioni positive con gli altri, i comportamenti etici. Ecco, allora, sulla base di questa confusione tra merci e beni e sulla confusione tra... Eh, progresso e sviluppo si è costruito pronto sì. no. pronto pronto va pronto S sulla base no pronto Pronto, pronto, no? Va bene, attenzione, adesso va bene. Ecco. Sulla base di queste confusioni tra il concetto di progresso e il concetto di sviluppo, tra il concetto di bene e il concetto di merce, ma anche tra altri concetti, per esempio la confusione tra il concetto tra di lavoro e il concetto di occupazione, cioè, noi siamo convinti che lavorino soltanto le persone che producono merci, che fanno una serie di attività che non hanno nessuna attinenza con la soddisfazione dei loro bisogni ma ricevono in cambio di questa attività il denaro con cui comprano le merci necessarie a soddisfare i loro bisogni. Mentre se una persona fa un lavoro finalizzato a produrre dei beni direttamente per se stessi, noi non consideriamo che lavori. L'Istat, gli studi di statistica, calcolano nelle non forze di lavoro le casalinghe, ma le casalinghe lavorano, calcolano, anzi fanno un lavoro molto più importante di tanti altri lavori. Calcolano nelle non forze di lavoro i contadini tradizionali quelli che producono per la propria famiglia e vendono in eccedenze. Ecco allora, queste confusioni sono quelle che hanno ehm, cambiato i sistemi di valutare la realtà da parte delle persone e hanno fatto considerare un progresso quello che non era un progresso, un miglioramento quello che non era un miglioramento, esasperando in continuazione la situazione fino al livello di crisi attuale. E noi siamo a due giorni da un appuntamento estremamente importante che è quello del referendum. Sono referendum importantissimi, tre si collegano direttamente all'ambiente, anzi visto che anche l'uomo fa parte dell'ambiente, tutti e quattro si ricollegano molto direttamente all'ambiente, al benessere dell'umanità. Davanti a questi referendum forse restiamo più impressionati a prima vista da quello che riguarda il nucleare, però a mio modo di vedere il più importante, quello che meglio descrive la situazione nella quale ci siamo venuti a trovare, è uno dei due sull'acqua, quello nel quale si spera di abrogare una legge che assicura al privato che investe sull'acqua un guadagno minimo del 7%. E non è una cosa da poco, questo, non è una cosa da poco vista da molti punti di vista. Se io sbaglio investimento in una banca, non è che per il fatto stesso che io investa dei denari da qualche parte mi assicurino il 7%. Un'assicurazione del 7% toglie, ad esempio, agli imprenditori che continuano a parlare di rischio d'impresa, qualunque titolo a parlare di rischio d'impresa, perché il rischio non c'è più e quindi perché diavolo dovrebbe esserci la remunerazione del rischio d'impresa. Ci fa capire che fare l'imprenditore, eh, farlo con i soldi degli altri è un po' una cosa abbastanza ridicola, drammatica da un certo punto di vista, ridicola dall'altro, ma questo noi mh, ce ne siamo accorti o forse non ce ne siamo accorti anche in autostrada, noi stiamo già pagando da molto tempo. Quella fantomatica terza corsia che forse comincerà a essere costruita tra qualche mese o qualche anno, ma la stiamo già pagando in anticipo. Vabbè. E mh, ci, troviamo in... ci troviamo insomma davanti a situazioni nelle quali il nostro diritto viene conculcato. La stessa discorso dell'acqua: l'acqua è un bene irrinunciabile perché dall'acqua dipende la nostra vita. Chi è povero ha meno diritto di vivere di chi è ricco. Se uno non ha i soldi per mantenere quel 67% di acqua di cui è composto il nostro corpo, deve rinunciare a vivere. E il, il dubbio che io non sono mai riuscito a risolvere è perché noi uomini siamo tanto sensibili davanti alle invasioni territoriali e così poco sensibili davanti alle invasioni dei nostri diritti. Questo dei diritti è un discorso molto importante nel discorso della decrescita, perché nel momento in cui noi non riusciamo a mantenere un artificioso livello di cosiddetta crescita, abbiamo il diritto di poter vivere decrescendo. Non è che eh, una mancanza di denaro, una mancanza di disponibilità riduca, possa ridurre il nostro diritto alla vita e a una vita felice. Dicevo quando abbiamo parlato di questo argomento che mercoledì sera eh, è stato proiettato nel paese in cui vivo, nel Monferrato, un film che vi consiglio di vedere eh, sull'acqua, interessantissimo, da cui insomma io mi occupo un po' di queste cose, pensavo di essere abbastanza informato, ma ho scoperto di essere assolutamente disinformato. È un film eh, girato in Francia eh, a partire diciamo da un libro che è stato scritto da un ex dirigente della Veolia. Veolia è una delle due... Eh, principali società che eh, stanno facendo dei business colossali sull'acqua, grazie alla complicità con le pubbliche amministrazioni. Loro dicono: Ma noi non compriamo mica, cioè l'acqua non la privatizziamo mica, gli acquedotti restano di proprietà del, dei comuni, noi ci limitiamo a gestire l'acqua e naturalmente, siccome siamo un'impresa, dobbiamo guadagnare dei soldi da questa gestione. ecco la, ehm, questa ehm, diciamo, eh, ex dirigente della Volia racconta i modi attraverso cui eh, le eh, società multinazionali che si occupano di acqua eh, hanno trovato il sistema di guadagnare un sacco di soldi sui contribuenti non soltanto non migliorando il servizio ma peggiorando la manutenzione degli acquedotti. Perché se l'obiettivo è fare dei soldi tutti i soldi che si spendono nella manutenzione diventano una riduzione del loro guadagno. Ma questo diciamo, utile è garantito proprio dalla situazione che le persone dell'acqua hanno bisogno, che non ci sono altre possibilità di approvvigionarsi di acqua se non gli acquedotti e che quindi queste persone riescono a mh, guadagnare moltissimi soldi semplicemente aumentando le tariffe dell'acqua. Con diciamo, una, un meccanismo abbastanza diciamo oliato, abbastanza semplice. Vanno eh, nei comuni e propongono di pagare una tassa d'ingresso. Cioè, se ci date a noi la gestione dell'acquedotto noi vediamo una certa cifra. Gli amministratori che sono ma non come corruzione, eh, una cifra alle casse del, del Comune. Gli amministratori che in questo momento hanno delle, dei problemi di bilancio vedono ben volentieri una cosa di questo genere. Sono convinti di ricevere. Una, come dire, un, una donazione di denaro in cambio dell'autorizzazione a gestire l'acquedotto. In realtà nel momento in cui queste persone entrano fanno subito scattare un meccanismo di aumento dei prezzi che è il recupero dei soldi del Comune. E per cui non è una donazione, è semplicemente un anticipo di denaro che viene pagato a dei tassi di interesse altissimi. E una volta che hanno fatto questo. Ehm, tendono ad aumentare progressivamente il costo della bolletta dell'acqua senza migliorare il servizio. Se ne sono accorti in soprattutto film in Francia? Se ne sono accorti soprattutto in Francia perché le due più grandi multinazionali che gestiscono l'acqua, non solo l'acqua, sono la Violia e la Lyonnaise des Eaux, eh, il del gruppo Suez. Parigi, che ha dato in gestione l'acquedotto a queste due società, soprattutto proprio sulla Senna li divide, no? sulla riva destra della Senna, dalla riva destra in su è gestito dalla ehm, Veolia, dalla riva sinistra in giù è gestito dalle, era gestito dall'Enese De Sono. L'amministrazione comunale eh, a un certo punto ha cominciato a, a vedere dietro le carte, perché poi ci sono delle forme di falsificazione dei bilanci o comunque di occultamento delle voci che sono impressionanti. Dei eh, commercialisti che hanno lavorato su incarico delle amministrazioni pubbliche hanno lavorato sei mesi per capire le cose come stavano scritte, eh, sei mesi di lavoro, c'era l'intervista anche a questo commercialista e hanno visto come eh, utilizzano tutta una serie di, di, di trucchetti contabili, eccetera, per aumentare in continuazione i prezzi. E eh, sulla base di questa esperienza la città di Parigi ultimamente ha rotto il, il contratto con la Veolia, ha rotto il contratto con l'Arenese de Sol e ha costituito una sua società per la gestione dell'acquedotto. È stata un'operazione non tanto semplice perché comunque avendo delegato la gestione dell'acqua a queste società non c'erano più tecnici che sapessero bene tutta l'organizzazione dell'acquedotto, tutte le tubazioni, le cose sotterranee e così via. Però da quel momento in avanti loro hanno abbassato tutti i costi dell'acqua migliorando il servizio della manutenzione. E questa esperienza, che, in cui diciamo, la, 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 la realizzazione più significativa è a Parigi, con la vice sindaca, che è una donna anche giovane ma molto grintosa, che tra l'altro ieri era a Torino per raccontare questa loro esperienza. Va bene? Questa eh, esperienza è stata fatta non soltanto a Parigi, ma è stata fatta, è stata verificata anche a Grenoble dove hanno di nuovo privatizzato, ehm, ehm, pubblicizzato l'acquedotto che era stato privatizzato e l'hanno fatta anche a eh, Bordeaux. ecco Dovunque c'è stato lo stesso tipo di risultato. Allora è il caso che noi, che non abbiamo percorso questa strada di peggioramento da cui sono tornati indietro con difficoltà i francesi, ci mettiamo a fare dopo quello che loro hanno fatto prima e che hanno sperimentato. Questa è una cosa veramente impressionante e vale anche per il discorso del nucleare. Cioè noi ci stiamo mettendo su una strada che gli altri abbandonano dopo averla sperimentata. E, e anche qui c'è so, una... Mh, andare contro tendenza nel fare le cose che gli altri abbandonano dopo averle sperimentate. Io penso che i referendum eh, avranno un risultato positivo. Perché? c'è tutta la sensazione di un risveglio di sensibilità politica di coscienza e con un ritorno alla politica attiva delle giovani generazioni con un passaggio io oggi ero a Treviso in una scuola e gli insegnanti mi dicevano che anche i ragazzi del liceo sono passati da una situazione di indifferenza a una situazione di indignazione che mentre prima c'era una sorta di dire il mondo degli adulti non ci interessa, la politica non ci interessa, perché comunque non ci apre nessuna prospettiva. Adesso dicono: non ci apre nessuna prospettiva, dobbiamo ribellarci a questo tipo di situazione. C è cambiato l'atteggiamento. E uno strumento che è servito tantissimo in queste cose, è proprio la comunicazione attraverso la rete, attraverso internet. E tutto questo qui probabilmente fa capire che qualche cosa ci porterà ad avere dei risultati significativi anche in questi referendum, come ci ha portato ad avere dei risultati significativi nelle ultime elezioni amministrative. Torniamo un momento alla famiglia dei trent'anni che sconvolsero il mondo. Ogni tanto coloro che sono emigrati al nord tornano al sud e trovano paesi disastrati. Eh, ci fermeremo anche un momento su questo. A me interessava eh, cercare di fare un viaggio a ritroso non tanto geografico quanto temporale. Noi dovremmo riuscire a tornare indietro fino a quando, fino a che punto possiamo riuscire a tornare indietro felicemente appunto, fino a, a dove possiamo, eh, non è una rinuncia, fin dove riusciamo a ritrovare noi stessi. Secondo questo libro il, il punto di svolta è avvenuto nel, do, nel, nel dopoguerra, negli anni 50. Eh, perché si chiama I 30 anni che sconvolsero il mondo? Perché gli economisti, soprattutto francesi, chiamano questi 30 anni del dopoguerra i 30 anni gloriosi. Cioè 30 anni di crescita economica del PIL, 30 anni in cui la società è cambiata profondamente. Una società che era legata ai luoghi, alla terra, all'autoproduzione, alla civiltà contadina, alle relazioni significative, si è trasformata in una società prevalentemente urbana, consumistica, ehm, che ha tagliato i ponti con la tradizione del passato, che ehm, ehm, ha mercificato tutti i rapporti umani. Ecco. Allora, questo è stato il punto di svolta. Perché c'è stato questo punto di svolta? Perché una società fondata sulla crescita del PIL, cioè della produzione di merci, ha bisogno di accrescere in continuazione il numero dei produttori e consumatori di merci, no, altrimenti non crescerebbe. E i produttori e consumatori di merci sono la stessa figura sociale, perché per comprare delle merci occorre avere un reddito monetario, dei soldi, e per avere i soldi bisogna produrre delle merci per avere in cambio il salario. Ora, questo tipo di trasformazione è quello che ha sconvolto un, un sistema economico, produttivo e sociale che aveva un suo equilibrio interno. Se noi torniamo, cioè come in questo romanzo avviene, nei luoghi di partenza, abbandonati perché non erano inseriti all'interno del processo di mercificazione che stava avvenendo soprattutto al nord, se si torna in quei posti soprattutto in quei posti in cui c'è stato lo sviluppo del mezzogiorno, l'industrializzazione del mezzogiorno, si vede che quei posti sono stati completamente devastati dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista delle relazioni umane e qual è stato il vantaggio di tutto questo? Che prima, quando non c'era stato lo sviluppo economico, l'industrializzazione, le persone ricavavano dalla terra tutto quello che era necessario per vivere. Vivevano eh, in case coloniche con ampi spazi, eh, si nutrivano di cibo coltivato da loro biologicamente, se avevano sete bevevano l'acqua delle fontane, delle sorgenti e così via. Oggi tutto questo non è più possibile perché l'ambiente è stato devastato. Perché eh, l'acqua non è più bevibile, perché eh, eh, l'aria non è respirabile, perché il mare non è balneabile, perché il numero delle malformazioni dei bambini e dei tumori è superiore alla media e così via, e in cambio di tutto questo, però, lo sviluppo ha consentito a quelle persone che prima autoproducevano ciò cioè di cui avevano bisogno per vivere. Ha consentito di avere un salario con cui comprano sotto forma di merci le stesse cose coltivate però in maniera industriale, con dei concimi chimici, ehm, con degli antiparassitari e così via. Quello che prima non costava nulla, che si autoproduceva era buono, adesso costa, non è più buono, però c'è il vantaggio di poterlo comprare attraverso l'industrializzazione. Ecco, questo processo è un processo che ha, ha, è stato vissuto come positivo grazie a questa narrazione del mondo, ma che in realtà ha degli aspetti molto negativi. Voi pensate a, tutto, a un anticipatore di queste analisi, quale è stato Pasolini, che vedeva un processo di uniformazione, di omologazione culturale, lo chiamava, per cui tutte le, 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 le popolazioni cominciavano a desiderare di vivere in quella maniera, rinunciando alla loro storia, alle loro tradizioni e così via. Che cosa bisogna fare allora? Dobbiamo tornare indietro. Tornare indietro è sempre una cosa molto difficile, molto complicata. Qualche cosa del passato ci può anche piacere dal punto di vista nostalgico, ma quello che occorre è cambiare il paradigma culturale. Questa è la cosa fondamentale. Se un paradigma culturale è stato capace di imporre come miglioramenti delle cose che non erano di miglioramenti, noi dobbiamo sviluppare un paradigma culturale che invece... Ci consenta di ottenere dei miglioramenti reali attraverso dei cambiamenti della situazione attuale. E allora, quello che a noi sembra, come Movimento per la Decrescita Felice, il parametro a cui fa riferimento non è il progresso e la conservazione, non è l'innovazione e la tradizione, ma è la capacità di valutare la, la capacità di futuro delle scelte che vengono fatte. Ci sono delle scelte che hanno più capacità di futuro delle altre. E non importa che siano innovative o che siano conservative, perché ci sono alcune scelte conservative che hanno più capacità di futuro delle scelte innovative e ci sono delle scelte innovative che hanno più capacità di futuro delle scelte conservative. Quindi cambia proprio il parametro con cui dobbiamo guardare. Allora, faccio due esempi. Le case tradizionali che si facevano diciamo, quando c'era poca energia e costava molto cara, erano delle case che avevano poco bisogno di energia, perché erano costruite in maniera tale da costituire un riparo dagli effetti indesiderati del clima con la loro struttura. Le case nuove, che le sono state fatte dopo, utilizzando tecnologie innovative e materiali innovativi, non si sono più preoccupate di questo problema, perché hanno detto che la tecnologia ci consente di riscaldare con delle protesi energetiche gli edifici quando fa freddo e di rinfrescarli con delle protesi energetiche quando fa caldo. E allora cosa ha comportato questo? Ha comportato che gli edifici nel loro complesso consumano quasi la metà di tutta l'energia che noi importiamo. Sono il principale elemento dell'effetto serra. Per, soltanto per riscaldarli, in cinque mesi tutto il nostro patrimonio edilizio consuma più energia di quello che consumano tutte le automobili e tutti i camion nel corso di un anno. L'edilizia le innovativa. Del Novecento è un'edilizia un che non ha capacità di futuro, anzi che avvicina il punto di rottura dell'umanità con gli equilibri dell'ecosistema terrestre. Però l'edilizia attuale ha elaborato, per esempio, ha inventato prima i doppi vetri poi i doppi vetri evoluti che hanno un gas raro nell'intercapedine queste innovazioni rispetto ai vetri semplici che c'erano nelle case eh, di prima della seconda guerra mondiale, ha consentito di ridurre i consumi di energia, di ridurre le dispersioni. Quindi questa innovazione ha più capacità di futuro della conservazione dei vetri semplici che c'era precedentemente. Ecco, credo che l'elemento sia questo, la capacità di distinguere quello che è un bene reale attraverso la capacità di futuro che consente di avere all'umanità. Ecco, Un'ultima cosa prima di lasciare a voi la possibilità di fare delle domande e riguarda altre due parole, eh, solidarietà e collaborazione. E quello del, dell'attenzione all'ambiente e della decrescita è uno degli, dei discorsi più importanti perché ci spinge inevitabilmente a recuperare un altro valore che abbiamo perduto, quello della piazza della piazza non intesa come folla che ascolta una persona che parla, ma piazza intesa come quantità di persone che discutono tra loro, che partecipano. Adesso finalmente abbiamo visto nuove piazze riempirsi con gente che discuteva, che creava delle idee e cercava di metterle in pratica e spesso ci è riuscito. Il discorso della collaborazione, il discorso della solidarietà sono discorsi fondamentali in questo discorso della decrescita e in base a, a queste cose cosa cosa state cercando di fare per spingere su questa strada? Ecco la società della crescita proprio perché ha bisogno di estendere la mercificazione deve fare in modo che le persone non si scambino più sotto forma di dono e di reciprocità a una serie di servizi perché questi servizi devono essere comprati e allora tende a isolare le persone nel loro consumo compulsivo. Ogni volta che una persona può fare o contare sulla solidarietà di altri per risolvere certi problemi non deve comprare o degli oggetti o dei servizi. Quindi questo qui comporta una decrescita del PIL attraverso un miglioramento, perché non soltanto nella solidarietà si hanno gli stessi servizi, ma si creano anche delle relazioni di scambio tra le persone che questo qui dà una soddisfazione anche di carattere morale. Ecco. La società della crescita ha fatto in modo che di limitare le relazioni delle persone alle relazioni di carattere commerciale. E allora, le relazioni di carattere commerciale sono relazioni sempre conflittuali, non sempre competitive, non collaborative. Chi vende cerca di prendere più soldi possibili da chi compra, chi compra cerca di pagare il meno possibile da chi vende, se chi compra vede che quello che vende ha bisogno di vendere abbassa il prezzo, sa di poter contare su questa sua debolezza, se chi vende vede che chi compra un po' tontolone, cerca di fregarlo. Cioè, i rapporti commerciali sono dei rapporti competitivi. E se tutti i rapporti delle persone sono commerciali, con tutte le persone con cui non si hanno rapporti commerciali, resta l'indifferenza. Se con una persona non vendo niente o non compro niente, non ha nessuna importanza per me. Per cui c'è una distruzione dei legami sociali, viviamo in una società che ha frantumato le relazioni, la solidarietà. Diventa molto importante ricostruire questi elementi, far vedere l'importanza che hanno e in conseguenza di questo si ha una decrescita. Cosa facciamo noi? Favoriamo per esempio la formazione di gas, di gruppi di acquisto solidale, favoriamo la formazione di banche del tempo o altre forme di relazione. Siamo favorevoli a tutte le forme in cui ci sono cooperazione tra le persone. Il co-housing, cioè sostituire ai condomini in cui delle, nessuno si conosce da un piano all'altro delle forme di abitazione condominiale con degli spazi comuni per gestire insieme una serie di servizi oppure il carpooling. Cioè, invece ognuno prende la sua macchina per andare in giro, intasare le strade, consumare un sacco di benzina e metterci un sacco di tempo, se le persone si organizzano per andare in tre o in quattro nella stessa automobile c'è la possibilità di ridurre il costo, di ridurre l'inquinamento, di ridurre eh, il traffico e, e l'intasamento delle strade. Cioè quello che va ricostruito è, 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 è proprio tutta la rete delle relazioni che consentono alle persone di sentirsi una comunità. Cosa significa la parola comunità? La parola comunità è una parola che è composta da due parole latine. La prima è la preposizione cum, che indica il legame, complemento di compagnia. No? Eh. La seconda è la parola munus, che significa dono. Cioè, le comunità sono gruppi umani in cui le persone hanno dei legami, il cum, basati sul dono e sulla reciprocità. Cosa significa questo? Se io vedo che una persona di questa comunità ha bisogno di qualcosa che io so fare vado e la faccio senza chiedere in cambio nulla cosa succederà che quando avrò bisogno io di qualche cosa che quella persona sa fare mi restituirà il tempo che io gli ho dato attraverso il suo tempo allora ogni volta che si hanno cose di questo genere cioè quello che si chiama gli scambi non mercantili si creano dei legami sociali, si rafforzano dei legami sociali. E questo qui è anche l'antidoto rispetto alla distruzione dei legami sociali che viene fatta da un'economia che mercifica tutto in nome della crescita del prodotto interno lordo. Come promesso a voi. Beh, intanto sono arrivate un paio di domande per sms, cominciamo con queste e poi, intanto se avete delle domande, alzate la mano. Qual è secondo lei il paese più vicino al modello di società sostenibile? Te le dico tutte? O... Facciamo una alla volta, così dopo vediamo se qualcuno. Facciamo una alla volta. Io non so se esistono dei paesi che sono più vicini a questo modello di società sostenibile. Comunque, quello che posso dire in generale. I paesi in cui il processo di mercificazione sia meno sviluppato, i paesi in cui sono rimaste queste forme di economia basate sul dono e sulla reciprocità, sulla solidarietà tra le persone, sull'autoproduzione di beni e non soltanto sulla mercificazione totale. Complessivamente nei paesi meno industrializzati, anche se il meccanismo della crescita ha bisogno di uniformare tutti i popoli del mondo rispetto ai suoi stili di vita, ai suoi modelli di comportamento. Ci sono sicuramente delle piccole comunità di, eh, che vivono in Africa, che hanno ancora queste, io conosco insomma, alcune che hanno ancora queste caratteristiche. Da noi, non come paesi, quindi non come nazioni, credo che un esempio importante di questa forma di collaborazione e di scambio siano stati eh, per lungo tempo e ancora continua a esserlo i monasteri, cioè dei luoghi in cui le persone vivono in forme comunitarie scambiandosi sotto forma di dono il lavoro, in cui uniscono la capacità di produrre ciò che serve per vivere con la riflessione, la meditazione e la contemplazione e con la capacità di diventare punto di riferimento e di aggregazione per il territorio circostante eh, che fa riferimento in qualche modo a relazioni con questo tipo di realtà. Continuiamo con gli sms. Come si conciliano i grossi costi di sviluppo della tecnologia, faccio investimenti per poi averne un ritorno, con la decrescita? Questa è una domanda che mette in, diciamo, in discussione uno dei punti centrali che noi stiamo sviluppando e che non ho avuto modo ancora di relazionare. Cioè noi abbiamo un, dei rapporti molto positivi con un gruppo di industriali che, stan, che hanno le tecnologie che noi chiamiamo tecnologie della decrescita. Perché la tecnologia può avere due tipi di finalizzazioni. Una finalizzazione è aumentare la produttività cioè inserire nei cicli produttivi macchinari sempre più perfezionati che consentono di aumentare il numero dei pezzi prodotti nell'unità di tempo con sempre meno persone. E questo è quello che ci sta portando alla crisi attuale. L'altra possibilità dello sviluppo tecnologico è invece quello di ridurre l'impronta ecologica, cioè di ridurre a parità di benessere, a parità di servizi, i consumi energetici i consumi di materie prime e le quantità di rifiuti. Vi ho detto che abbiamo delle case che consumano 20 che possono consumare 1,5. C'è uno spazio per sviluppare tecnologie che hanno lo scopo di ridurre i consumi di energia. Lo stesso vale per le materie prime, lo stesso vale per i rifiuti, cioè i rifiuti sono una conseguenza di una retratezza tecnologica, perché un oggetto che viene dismesso contiene dei materiali che possono essere riutilizzati per fare delle altre cose se ci sono le tecnologie adatte. Vi dirò che tra il gruppo di industriali con cui noi abbiamo dei, 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 delle forme di scambio, di collaborazione, c'è un industriale di Pordenone che fa delle cucine. E questo industriale di Pordenone che fa delle cucine si è posto uno degli, uno degli obiettivi che si è posto, oltre a utilizzare tecniche poco invasive, eh, non utilizzare ehm, eh, prodotti chimici per la verniciatura, per l'incollatura, eccetera, è quello di produrre delle cucine, che superano addirittura la fase del riciclaggio, ma che sono composte di materiali riutilizzabili alla fine della loro vita. Cioè, si possono smontare queste cucine, spazzolare, lucidare i componenti degli sportelli, eccetera e riassemblare in altre cucine, cioè senza passare addirittura alla fase del riciclaggio. Allora, queste tecnologie della decrescita che hanno questi obiettivi che vi dicevo, sono tecnologie che si pagano da sole. Perché si pagano da sole? perché consentono di ottenere dei risparmi sui costi di gestione che ammortizzano i costi di investimento. Se io ho una casa che è molto sprecona e la rimetto a posto e questa casa spende, poi spende di meno, in un certo numero di anni i risparmi che riesco a ottenere vanno ad ammortizzare l'investimento. Ci sono addirittura delle società che fanno questo lavoro qua, si chiamano Energy Service Company. Vanno nella casa di una persona e gli dicono tu oggi quanto consumi? 100. Bene, io te la metto a posto a mie spese. Tu ti devi impegnare a, pagare, a continuare a pagare 100 per un certo numero di anni. Se dopo il mio intervento mia società a mie spese il consumo della casa è sceso a 50, il padrone di casa continua a pagare 100. Quindi vuol dire che i 50 di risparmio vengono incassati dalla società che ha fatto la ristrutturazione per un certo numero di anni e in un certo numero di anni consentono alla società di ripagare l'investimento e di avere i suoi utili. Allora, le tecnologie della decrescita sono delle tecnologie che non soltanto sono utili, non soltanto sono più avanzate, non soltanto riducono l'impatto ambientale, ma si pagano da sé sulla base dei risparmi che consentono di ottenere. Poi eh, adesso è arrivata una richiesta, evidentemente eh, vi piace più mandare sms che parlare. Una richiesta è una puntualizzazione sull'industria farmaceutica nel quadro della decrescita. Eh l'industria farmaceutica è un po' come l'industria alimentare, cioè questi qui guadagnano sulla vendita delle medicine. E inducono a consumare medicine. E inducono a consumare medicine e inducono anche la medicina, cioè i medici, a considerare come malattie delle condizioni che non erano mai state considerate come malattie. Cioè se non so adesso i valori la del colesterolo... La pre-ipertensione... Colester... Sì. La pre ipertensione è una delle ultime cose che eh. è venuta fuori. Allora, io, cioè, ho la pressione a, a un certo livello. Non è mai stata considerata una condizione patologica, quindi io non mi sono curato. Se mi convincono che quella lì è una condizione patologica, io mi curo. Allora, le medicine e l'industria farmaceutica sono un esempio classico di come il PIL sia una ver, un vero imbroglio. Per esempio, se diciamo, un inverno tutti stiamo male e compriamo tante medicine, il PIL cresce. Quindi più stiamo male e più aumenta il nostro benessere. Se invece stiamo bene e compriamo poche medicine, il PIL decresce. Più stiamo bene e più peggiora il nostro benessere. Questa è la follia. Comunque l'industria farmaceutica ci pensa a fare in modo che la domanda di medicine non diminuisca ma cresca in continuazione. Poi Beppe Grillo dice che bisogna far viaggiare le idee tramite internet e non le merci. Condivide questo pensiero? Eh beh, sì, insomma, secondo voi ha senso che ci siano delle merci che vanno su e giù per l'Italia quando possono essere, diciamo prodotte localmente, no, sempre per tornare a Beppe Grillo. Un tempo facevo una battuta di questo genere. L'Italia importa dall'Olanda tot migliaia di tonnellate di biscotti. L'Olanda importa dall'Italia altrettante migliaia di tonnellate di biscotti. Dice mi auguro, dice Beppe Grillo, che abbiano almeno dei gusti diversi. Dice ma se hanno dei gusti diversi scambiatevi le ricette, non i biscotti. No, ecco. Scambiare le ricette significa ottenere mm. lo stesso risultato facendo viaggiare in molte meno merci. Uno degli elementi di fondo di una società equilibrata è quella di saper vivere con le risorse che gli offre il territorio in cui è insediata. Questo è sempre stato. Cioè, I gruppi umani si sono nutriti con eh, il cibo che lavavano dalla terra in cui vivevano. Hanno utilizzato le energie eh, naturali che c'erano in quel luogo, erano diverse di luogo in luogo, e hanno utilizzato come materiali di costruzione i materiali che c'erano in, in quei posti, il legno, le pietre, quello che fosse. Noi dobbiamo tornare ad avere un'economia localizzata, il contrario della globalizzazione. E questo diventa tanto più importante quanto più avanzerà la crisi energetica. Perché? Perché l'aumento del prezzo del petrolio e la diminuzione della disponibilità di petrolio si scaricheranno soprattutto sul cibo, si scaricheranno sul prezzo della benzina, che è la cosa meno importante, si scaricheranno sul prezzo del, del, de, dei prodotti di riscaldamento, ma si scaricheranno sul cibo. Perché l'agricoltura la, la, chimica e la globalizzazione dei mercati comportano che per alcuni prodotti alimentari, per avere una caloria di cibo, ci vogliono da 5 a 10 calorie di fonti fossili. Se aumenterà il prezzo delle fonti fossili come sta aumentando e diminuirà la disponibilità, i gruppi umani che si nutrono col cibo prodotto chimicamente dall'altra parte del mondo avranno un aumento dei prezzi colossale. I gruppi umani che saranno stati capaci di fare come facevano i loro nonni, di utilizzare i prodotti della loro terra in un'economia di carattere locale, saranno capaci di eh, resistere allo sconquasso di un determinato aumento del prezzo del petrolio in maniera molto migliore. Quindi la localizzazione è la cosa più importante. Noi dobbiamo scambiarci le idee e quello che, no, che ci serve e che non riusciamo a produrre nel, nella nostra realtà. Io che vivo nel Monferrato compro le arance che vengono dalla Sicilia, ma non posso fare diversamente. Compro l'olio che viene dalla Calabria, ma tutta la, la maggior parte delle cose che mangio le mangio prodotte nella, eh, nella realtà locale e con cibo di stagione. Decrescita uguale, razionalizzazione dei consumi più ricerca o c'è anche altro? No, c'è anche altro. Questo è un aspetto ed è l'aspetto tecnologico. C'è l'aspetto degli stili di vita che è fondamentale. Cioè noi dobbiamo riscoprire gli stili di vita diversi, degli stili di vita che riscoprono l'importanza della sobrietà, per esempio, che è una cosa fondamentale. Cioè ha senso che noi abbiamo dei vestiti che non riusciamo, apriamo gli armati, ci crollano eh, pieni di vestiti come sono, vestiti che adoperiamo per una stagione soltanto. Cioè cominciamo a ripensare al discorso della moda. Ci hanno fatto credere che la moda è cambiare abito a ogni stagione, che la parola moda coincida con la parola ehm, volubilità brevità di tempo, cambiamento, non è vero. Moda significa un vestito a modo. Quando è un vestito a modo? Quando è funzionale all'uso che ne sto facendo. Un conto è l'abito da lavoro, un conto è l'abito da passeggio, un conto è l'abito da camera, e un, ehm, un conto è l'abito estivo, un conto è l'abito invernale. E questo abito che deve essere funzionale a modo rispetto alle esigenze deve essere anche costituito con un gusto estetico nell'accostamento dei colori e così via. Ecco, questa è la moda, non cambiare ogni volta. Bene, noi quanti soldi spendiamo per, per degli oggetti che usiamo soltanto per una stagione? Cioè io sono convinto che se voi andate a casa aprite l'armadio e fate un, 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 un po' di esame di coscienza, dite, da adesso fino a quando campo non devo comprare più un paio di pantaloni, non devo comprare più una maglietta. Ecco, cominciamo, questa è la sobrietà. L'altra cosa è la capacità di, a riscoprire l'autoproduzione la, eh, di beni. Non siamo più capaci di fare niente. Pensate ai nostri nonni quante cose sapevano fare senza che fosse necessario comprarlo. Noi abbiamo costituito una, una struttura che si chiama Università del Saperfare, in cui si insegna a rifare le cose che facevano le case regolarmente nelle generazioni passate. Sapete qual è la fascia d'età che frequenta maggiormente i corsi dell'Università del Saperfare? Eh? I ventenni. I ventenni. Perché è, è una mutilazione questo non sapere fare niente. Le persone sono un po, sensi, un po' sensibili, non possono accontentarsi di andare a comprare tutto quello di cui hanno bisogno. Poi un'altra cosa importante è la, è la capacità di instaurare relazioni positive con gli altri, fondate sul dono e sulla reciprocità. Cioè ci sono tutta una serie di comportamenti, che ci possono, di stili di vita, che ci possono far migliorare la qualità della nostra vita riducendo la nostra dipendenza dal lavoro e dal denaro. Eh, niente, mi segnalano che i nostri tempi sono alla fine, quindi adesso cedo la parola a Walter Rizzetto, che è responsabile della Super Solar, che ha sponsorizzato la serata. Eh, va bene, allora ci fermeremo qui ancora un paio d'ore, non scherzo. È stata Beh, diciamo che ho trovato molto interessante la presentazione eh, del, del dottor Pallante, nel senso che prima si parlava di vino e pensavo di parlare dopo quelli del vino, quindi ero un po' in difficoltà nel trovare un po' un filo conduttore. Lei effettivamente mi ha fatto un passaggio abbastanza interessante proprio perché si occupa di energia la nostra azienda si occupa ormai da 30 anni di energia e quindi quando eh, gli organizzatori di questo festival ci hanno un po' eh, invitato a sponsorizzare anche un qualche serata insomma abbiamo eh, aderito ben volentieri visto che mi pare che quasi tutto il festival adesso non so se qualcuno mi può dare conferma sia addirittura ecco sostenibile quindi questa è una cosa molto molto importante quasi tutto il festival mi dicono va bene Volevo parlarvi per non più di dieci minuti scarsi, anche meno, di un qualcosa che, eh, ripeto, mi riconduco un po' al Fide Rouge che il professor Pallante ha iniziato a, a, ad esplicare, ad, uno, ad una tra le cose più democratiche che effettivamente esistono da, da quando esiste il mondo, effettivamente, che è il sole. Eh, la nostra azienda è parecchio innamorata di questo elemento, nel senso che una delle cose... Eh, se non la più democratica, tra le più democratiche, perché sorge e va, e va a morire senza che nessuno effettivamente ci possa mettere dei vincoli o senza che nessuno ad oggi eh, ci possa, lo possa tassare o privatizzare effettivamente. Forse magari, professore, non so, fra magari fra 30 anni andremo a votare un referendum sulla privatizzazione del sole o della luce solare. E questo sarebbe una cosa, di, sarebbe una cosa brutta effettivamente. E questo per dirvi e per arrivare al punto e dirvi che effettivamente oggi eh, avere un, uh, un certo tipo di, uh, di vita ecosostenibile e, e rinnovabile in questo caso, avere delle case che consumano molto meno rispetto alle case eh, di 30-40 anni fa e soprattutto poter guadagnare anche effettivamente dei soldi con il sole senza fare delle speculazioni si può. L'ultimo numero, noi ci occupiamo come azienda di impianti solari termici e di impianti solari fotovoltaici, abbiamo qualche deplia in giro se volete dopo approfittare, delle borse, visto che ultimamente sono borse tra l'altro eh, anche quelle rinnovabili, nel senso che le abbiamo fatte con un certo eh, criterio. Eh, grazie anche al fatto che negli ultimi tempi si sono abolite le borse quelle in plastica quindi abbiamo persa, pensato ad un gadget abbastanza interessante Dicevo, la nostra azienda si occupa di impianti solari termici e fotovoltaici eh, ce ne occupiamo ormai da 30 anni fondamentalmente abbiamo iniziato 30 anni fa con degli impianti solari a circolazione naturale siamo assolutamente convinti che la circolazione naturale per quanto riguarda il riscaldamento termico dell'acqua sia la soluzione più interessante sotto un profilo anche di consumi Facciamo anche impianti a circolazione forzata, ma soprattutto negli ultimi tempi siamo diventati eh, produttori di impianti solari fotovoltaici. Ora l'impianto solare fotovoltaico che cos'è? È semplicemente un pannello che eh, traduce l'energia del sole in energia elettrica. Quello che ultimamente molti di voi probabilmente hanno seguito, hanno visto e eh, anche molti di noi dall'altra parte, quindi commercianti o perlomeno produttori di impianti solari, eh, abbiamo, notato, abbiamo notato che eh, ci sono stati negli ultimi anni dei forti incentivi per quanto riguarda le energie rinnovabili. Ora tutto bene fino a qualche mese fa, fino a quando eh, un, tre o quattro mesi fa. Il governo o perlomeno il Ministero dello Sviluppo Economico ha bloccato questi incentivi, bloccando di fatto una filiera energetica che ormai stava correndo a grandi passi verso eh, un'espansione eh, incredibile, soprattutto in Italia. Sappiamo che la Germania eh, sono già vent'anni che utilizza fonti, 30 anni che utilizza fonti di energie rinnovabili, ci sono parecchi contributi e hanno però un terzo di sole rispetto a noi. L'Italia è la cosiddetta l'isola del sole, il paese del sole. Quindi io invito tutti effettivamente ad una seria riflessione su quello che vogliamo posizionare sopra i tetti di casa o perlomeno ad una seria riflessione su quanto vogliamo risparmiare. Perché ad oggi noi siamo in grado, grazie anche ad un certo tipo di, di edilizia ecocompatibile, eh, piuttosto che a qualche accessorio, quali impianti solari, microeolico, pannelli solari termici, pannelli solari fotovoltaici, a poter quasi decidere quanto spendere in termini di bolletta energetica. La bolletta energetica italiana è una tra le più care, mi pare, in Europa, non so se il professore mi conferma questo tipo di. Ma perché abbiamo dei vari, eh, delle varie aggiunte, abbiamo la crisi energetica che paghiamo ancora nella bolletta del, dell'Enel, abbiamo ancora i vari disastri purtroppo del Vaillant che paghiamo, vari terremoti. Ora, un ultimo sondaggio, eh, Istat, ha definito che la maggior parte, il 97%, quindi una percentuale schiacciante, degli italiani, sarebbe disposta a spendere 15 euro nella bolletta Enel ogni anno, quindi non a bolletta ma in un anno nelle sei bollette classiche annuali, per poter eh, andare verso un futuro un attimino più rinnovabile, quindi verso le energie alternative. Cade a fagiolo il referendum tra l'altro di domenica, per cui io penso che questo referendum darà, se vincerà per lo meno per quanto riguarda io non parlo di acqua, parlo per quanto riguarda il nucleare, se vincerà il Sì, darà un'ulteriore spinta incredibile alle rinnovabili in Italia. Eh, è anche vero però che il referendum eh, vive, apro una piccola parentesi e la chiudo immediatamente, vive ahimè di riflesso di un disastro giapponese di 4, 5, 6 mesi fa. Eh, non lo so se senza questo disastro avremmo avuto tutta questa attenzione effettivamente su, su questo tema e questo mi dispiace. Per chiudere vorrei eh, riprendere semplicemente quello che diceva prima. Il, eh, il giornalista del messaggero Veneto, se non ricordo male, lei diceva che con l'acqua eh, privatizzata mh, si può guadagnare un 7%, ovvero chi riuscirà ad immettersi in questo mercato avrà una rendita perlomeno fissa o garantita del 7%. Bene, il cittadino, eh, la casa privata, attraverso il fotovoltaico può avere una resa quindi non le, le grandi aziende, il cittadino, il privato, l'autoconsumo. Noi siamo più d'accordo con un autoconsumo casalingo delle energie alternative piuttosto che con i campi fotovoltaici. I campi vanno eh, lavorati e vanno eh, utilizzati per dare da mangiare alla gente, non per fare impianti solari fotovoltaici. Megawatt e megawatt di impianti nei campi. Noi siamo profondamente d'accordo con l'impianto piccolo, l'impianto casalingo, l'impianto che dia un'autoproduzione di energia elettrica e il surplus di questa produzione di energia elettrica venga immessa in rete a disposizione di. Questo è un futuro mh, sostenibile sicuramente, non i campi fotovoltaici. Tant'è vero, ripeto, che se su una cosa sono d'accordo con il quarto conto energia, sapete che il quarto conto energia è quello che regola effettivamente, a tutti gli effetti, eh, i contributi che vengono versati dallo Stato italiano, dati dallo Stato italiano tramite il GSE, al cittadino che produce energia elettrica. Se sono d'accordo su una cosa, sono d'accordo assolutamente nel tagliare un po' le gambe ai grandi impianti fotovoltaici. Eh, mentre eh, andare ad incentivare sempre di più il piccolo impianto casalingo da 3, 4, 5, 6, 20 kW per abitazione. Riprendo, se con l'acqua si eh, recupera il 7% in termini di, di, di redditività a questo punto aziendale, ebbene, sappiate che con un impianto fotovoltaico casalingo riusciamo ad arrivare tranquillissimamente a percentuali di guadagno netto esentasse nei 20 anni la durata del conto energia almeno del 10-11%, netto esentasse. Altro punto, la globalizzazione. Parlavano prima di globalizzazione dei mercati. Per noi la globalizzazione dei mercati significa che la maggior parte delle merci provengono dalla, dai paesi asiatici. Nel nostro settore la Cina, i paesi asiatici, Taiwan eh, la fanno da, da padroni, soprattutto per un discorso di. Chiaramente di costi. Bene, Solar System si è organizzata con un prodotto friulano. Forse questo era l'unico fil rouge che mi eh, garantiva un appeal con eh, il precedente signore che parlava di vino. Quindi loro eh, diceva, dicevano prima che i più grandi produttori di vini italiani o, o tra i migliori sono i friulani. Bene, noi si arroghiamo effettivamente questo, eh, piccola, questo piccolo merito nel senso che la nostra azienda produce a pochi chilometri da qui e non produce soltanto impianti solari termici ma ha una produzione di impianti solari fotovoltaici quindi noi siamo una ditta friulana al 100% diamo lavoro a 100-150 non so mi pare se Massimo mi conferma eh, persone qui in zona non andiamo a comprare nulla all'estero siamo assolutamente eh, autoctoni anche, anche in questo e questa è una cosa che mi fa estremamente piacere la globalizzazione per noi Eravamo arrivati a un certo punto che ci stavano tagliando tutti fuori, nel senso che a, ad un prezzo fatto, ad un prezzo italiano fatto, effettivamente arrivava dopo il classico cinese, senza nulla aver contro, i cinesi chiaramente o altri tipi di impianti che effettivamente dimezzavano la spesa. Però noi abbiamo deciso di dar da lavorare qui in zona, abbiamo deciso di produrre con i nostri mezzi qui in Friuli. Della bolletta energetica mi ero preso un piccolo appunto, ho già parlato. Chiudo dicendo che effettivamente per eh, ipotizzare un futuro più, più roseo dobbiamo necessariamente vivere un, uh, un presente più verde. Quindi io invito tutti quanti, eh, senza fare pubblicità del caso, che eh, adesso non, non mi va, di fare una seria riflessione effettivamente a quello che andremo a vivere nei prossimi anni. Soprattutto pensando che risparmiare si può, consumare meno si può. E visto che ci sono gli incentivi, effettivamente, fino ad oggi, ad esempio con il solare termico e il solare fotovoltaico, gli ammortamenti in termini di prodotto vanno attorno ai 5-7-8 anni. Quindi è sicuramente un investimento vincente. E io ho chiuso. Grazie. Ehm... Ringraziamo i relatori che hanno partecipato questa sera e eh, ricordo che c'è anche l'appuntamento la prossima settimana, sempre di venerdì, sempre alle 9.30 con eh, il gruppo delle aziende rosse Friuli Venezia Giulia, con la loro conferenza, mentre fra due settimane ci sarà la conferenza sull'informazione nell'area digitale con Claudio Messora che è il blogger di BioBlu. E inoltre lì su, su, dietro c'è il nostro banchetto, se qualcuno ha, ha intenzione, c'è cioè qualcuno è interessato abbiamo del materiale informativo e c'è anche una cassettina delle offerte, se magari mettete qualche euro che, così possiamo finanziare anche questa e le conferenze del futuro. Grazie e buona serata a tutti.